100 giovani, 7 giorni e 120 chilometri. Sono questi i numeri del pellegrinaggio diocesano per i giovani camminatori, partiti il 20 e che li vedrà coinvolti fino al 26 agosto, lungo il territorio della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola. L'iniziativa è organizzata dalla Pastorale Giovanile di Fano. Il pellegrinaggio diocesano dei giovani nasce dall'intuizione della pastorale giovanile anche come cammino che continua dopo la giornata mondiale della gioventù, per continuare un cammino però stavolta fatto in casa. E il sinodo dei vescovi sul tema dei giovani, la fede, il discernimento vocazionale che ci sta davanti ci ha interpellato molto. E questo pellegrinaggio è vero che ha fatto mettere le gambe ai giovani, perché stanno incontrando le comunità di tutta la diocesi da Fano a Cagli. Ma la cosa bella è che sta svegliando le comunità degli adulti, le comunità cristiane che accolgono i giovani, che ascoltano i giovani, che li vedono in cammino. Quindi simbolicamente questo pellegrinaggio vale per i giovani e per tutta la Chiesa, perché fa rendere conto alla Chiesa che i giovani ci sono e sono in cammino, si devono prendere a cuore il cammino dei giovani. Però i giovani ci devono mettere le gambe, e per strada ci devono andare davvero e dietro al Signore ci devono andare sul serio, insomma, ecco. La sera, dopo la giornata di cammino, i giovani saranno ospitati dalle famiglie delle varie parrocchie d'arrivo, che li accoglieranno nelle proprie abitazioni, condividendo con loro l'esperienza del cammino. Ecco, come sta andando e dove siete oggi? Allora, oggi siamo alla terza tappa, siamo partiti da Saltara, in questo momento siamo a Montefelcino e scendiamo a Fossombrone, dove incontriamo la seconda cattedrale delle quattro che fanno da perno del nostro pellegrinaggio da Fano, poi passando anche per Pergola e Cagli. E stiamo incontrando in maniera meravigliosa l'accoglienza delle comunità parrocchiali e delle famiglie per il pernottamento dei giovani in casa. Un'accoglienza veramente che va oltre le aspettative. Sono gli adulti che ringraziano i giovani per essere passati e noi non riusciamo a fare a pari per dir grazie per tutto quello che riceviamo.